Siamo al Mico di Milano, alla seconda giornata del Salone del Risparmio. Con noi oggi c'è Paolo Paschetta, Country Head d'Italia di Pictet Asset Management, e con lui parleremo di Metaverso. Paschetta, oggi tutti gli occhi sono puntati al Metaverso. Come dobbiamo approcciare questa innovazione? Allora, diciamo che sul metaverso entriamo nel mondo del metaverso anche perché il titolo del salone di quest'anno è Umano Responsabile Digitale. Sono tre temi che sono molto vicini al nostro DNA e che noi vogliamo affrontare. Abbiamo già iniziato ad affrontare tempo fa, anche lo scorso Salone del Risparmio. Eravamo qui per parlare dell'evoluzione, dei cambiamenti di noi esseri umani per far fronte alla nuova evoluzione digitale, la grande trasformazione digitale che a partire da marzo del 2020 è entrata a gamba tesa nelle nostre vite e ha ridisegnato il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, la quotidianità e la professionalità. In occasione di questo salone andiamo avanti con nuovi elementi. Il metaverso è entrato e sta entrando non tanto in punta di piedi, ma in maniera importante nella vita, di tutti i giorni. È una tecnologia nella fase iniziale della sua evoluzione, quindi tanto c'è da scoprire. E come tutte le cose che sono nella fase iniziale del loro cammino, vanno affrontate con la giusta dose di curiosità, giusta dose di volontà di muoversi sulla frontiera dell'innovazione, di, come dire, sapersi, distaccare dal proprio know-how, dal proprio status quo, dalla propria comfort zone, perché sappiamo, e io lo dico con gli occhi di un investitore che da oltre 30 anni investe nei megatrend, tutti i cambiamenti generano rischi e opportunità. Bisogna saper cogliere le opportunità prima e meglio degli altri per poter essere vincenti nel futuro. Quali opportunità di investimento vedete nel metaverso? La metaverso, come dicevo, è nella fase iniziale della sua evoluzione, ma è destinato ad impattare in maniera importante sulla vita di miliardi di persone. Tutti i cambiamenti di lungo periodo che generano, queste tipologie di impatto sulla vita di tanta gente, poi sul mercato degli investimenti generano vincitori e vinti. Bisogna quindi sapersi muovere in maniera intelligente per sfruttare l'onda del cambiamento meglio prima degli altri. Questo mercato indubbiamente è destinato a crescere. Il tema del metaverso, la tecnologia 5G, la diffusione di questa tecnologia crea le premesse per una grande esplosione di questo nuovo elemento e che si stima varrà circa 800 miliardi nei prossimi 2 o 3 anni. Quindi ci sono delle aziende come Facebook che addirittura hanno cambiato il nome in Meta lo scorso anno, dando origine a una campagna mediatica importante su questo tema. I settori che verranno principalmente toccati sono quelli del gaming. Pensiamo a videogiochi come Fortnite, che oggi non è più un videogioco, ma è un luogo dove si fanno tante cose come incontri, costruzioni, acquisti. Pensiamo al tema dell'e-commerce, dove aziende che non hanno alcuna esperienza tecnologica si stanno tuffando per ridisegnare un'esperienza più immersiva degli utenti finali. Pensiamo a tutto l'hardware, quindi visori per la realtà virtuale, per la realtà aumentata, è un mercato che sta crescendo tantissimo. Tutto il tema della tecnologia legata all'allargamento delle bande di internet, al potenziamento dell'iCloud. Quindi diciamo i settori sono tanti, dobbiamo capire che forma assumerà questo metaverso nel prossimo futuro e capire se vogliamo entrarci adesso e assumendo maggiori rischi, se voi invece vogliamo aspettare ancora qualche anno per entrare in un segmento che sarà sicuramente più delineato.